Che bello, Antonella, averti qui, è un onore, una campionessa mondiale. Tu non ti sei accontentata di un solo titolo mondiale, ma ben 12. Già che c'ero, ho detto, lo devo difendere ogni volta. Ecco, noi ti abbiamo visto anche la settimana scorsa ballando con le stelle, con un insegnamento di sport, ma vogliamo ricordare a tutti i presenti quanto è importante lo sport sano, quello vero che sicuramente tu e tanti tuoi colleghi esercitate ancora. Stavo chiacchierando con i miei conoscenti oggi qui a questa bellissima festa proprio di questo fatto. Lo sport è un linguaggio trasversale, giovani, meno giovani, uomini, donne, bambini, qualunque civiltà, anche se non si capiscono a parole, possono giocare, fare attività, possono scoprire tante cose. Io lavoro oggi non solo come atleta, ma soprattutto, come hai detto tu, insegnante e responsabile nazionale di un ente di promozione del CONI. Quindi porto avanti tantissimi progetti, ho visto che se ci togliamo un po' tacchi, vestiti, trucco. Ecco, vogliamo raccontare. Andiamo a fare qualcosa insieme che può anche non essere uno sport ufficiale, no? Ma può essere anche un gioco, siamo tutti molto meglio e facciamo amicizia prima. Ecco, la ginnastica sui tacchi. È stata un'esperienza nata quasi per gioco, lavorando con delle modelle, perché bisognava creare una scuola che insegnasse portamento ma anche a essere snelle, magre. Tra l'altro posso fare, ho fatto anche un evento bellissimo con Demetra, non so se lei si ricorda adesso, insieme proprio in questo progetto con le modelle. E da lì poi, siccome ogni donna o la maggioranza, ti ricordi, abbiamo fatto questo progetto bellissimo. Demetra, vieni qua, dai, facciamo nuovamente un applauso a Demetra Hampton. Non... Allora, è nato lavorando con lei, vieni, eccola qui. Lei è ancora in forma. Vabbè, ognuno deve fare quello che deve fare. Allora, era un progetto per la moda, lei faceva ovviamente l'insegnante e dimostrava la parte proprio che compete al suo mestiere, che è quello dell'essere in scena, proporsi, sfilare, e io invece insegnavo a essere magre senza ammalarsi, il portamento, come non affaticarsi e non svenire durante le sfilate. Da lì l'esperienza è andata oltre e io oggi lo faccio fare a tutti, cioè qualunque donna che vuole può venire a fare il corso, si diverte e fa la modella per un giorno. Bene. Complimenti allora anche a Antonella Lizza, premio Sport Ferrari Awards. Prego, Antonella. Funziona, sì. No, io sono onorato di consigliare questo premio a Antonella. Tra l'altro, con la presenza di Demetra, è una mia carissima amica. E ringrazio soprattutto Lisa per avermi invitato, e Mauro per questo evento molto importante e molto piacevole, tra l'altro, anche perché io partecipo sempre agli eventi di Lisa, perché è una delle migliori organizzatrici veramente da quelle che conosco. Accetto sempre volentieri i suoi inviti. E per quanto riguarda la Ferrari, poi sono amante della Ferrari io, e oggi ha vinto, tra l'altro, e sono contento di essere stato scelto per consegnare un premio a una sportiva, perché lo sport, specialmente in un momento in cui, come il nostro attuale che stiamo vivendo a livello sociale, è sempre stato sinonimo di aggregazione, forse è il momento migliore per valorizzarlo. Questo non mi prolungo ulteriormente perché ho espresso concettualmente forse quello che è il succo e l'essenza, la vera essenza dello sport in tutte le sue forme, perché lo sport è vita, è amicizia, è sicuramente, ripeto, aggregazione sociale molto compatta e molto importante. Grazie, grazie Antonella, questo è il mio premio. Premiazione. Demetra, tu rimani qua con me. Allora, lo voglio fare come sono abituata io, scusate, ma da noi si usa fare così. Si usa fare anche così. Bene. Porta fortuna. Rifarà il premio. L'applauso ci vuole qui. Rifaremo il premio, questo per far capire che si rompe davvero cristallo. No.
Io credo che la nostra forza, Lisa, non sia la stessa di Antonella, e quindi il nostro slancio magari è molto più leggero del suo. Devo dire che ai mondiali ti danno un trofeo di questa portata pesante e non una targa, quindi io sono abituato a fare così. E scusate, non a ricevere questi premi. Antonella Lizza, premio Sport Ferrari Awards terza edizione. Grazie Antonello.